Iniziamo con i primi quattro oracoli akashici. La prima carta che hai estratto, se è 1, Akasha, è la carta anche chiamata etere ed è l'elemento che tutto pervade. Questa carta ti porta ad avere delle vibrazioni di benessere, di guarigione, che giungeranno a te da parte delle tue guide, da parte dei maestri ascesi. Dato che hai estratto questa carta durante la giornata, presta attenzione ai segnali. Infatti questa notte potresti fare dei sogni particolari, perché i maestri ascesi stanno tentando di comunicare con te. Se per esempio vedi dei numeri ricorrenti, frasi, canzoni che sembrano diretti a te, trovi piume o cuori, sappi che sono le tue guide che stanno parlando con te perché ti vogliono ricordare che ti amano incondizionatamente e sono sempre al tuo fianco. Se invece nella tua estrazione della carta troverai la numero 2, amici, per questa carta estratta il messaggio è quello che ti devi perdonare. Perdona le persone che ti hanno fatto soffrire, comprendi così i grandi insegnamenti che ti vengono dati dai maestri ascesi e lascia andare il rancore e il risentimento, perché i sentimenti così negativi sono nocivi per te e ti logoreranno. Vecchie amicizie che tornano nella tua vita o farai nuove amicizie, oppure è giunto il momento di far pace con qualcuno con cui in passato avevi discusso. Se la carta che hai estratto è la numero 3, bianco, hai estratto questa carta perché hai bisogno di purificarti, di disintossicarti da cibo, persone, pensieri e situazioni nocive. Nei prossimi giorni vestiti di bianco. Se stai arredando la tua casa o il tuo ufficio, fai in modo che il bianco predomini. Quindi, riassumendo, il messaggio dell'oracolo è che se tendi a fare un periodo di disintossicazione generale, mi raccomando, niente di drastico. Ti basterà seguire una piccola dieta e depurerai anima e corpo. Purifica luoghi dove vivi o lavori o vestiti di bianco. La quarta probabile carta che puoi aver estratto, canale di luce, cosa ci indica? Impara a vedere il tuo vero potenziale, preparati ad accoglierlo. Questa carta ti aiuterà a riconnetterti con il tuo io superiore e l'energia divina che è dentro di te. La soluzione per risolvere la situazione che ti sta a cuore sta per arrivare a te, così come la guida celeste che cerchi. Spesso le cose che possono apparire al contrario rispetto a ciò che pensi è perché la parte più profonda di te segue regole diverse dalla ragione umana. Sii amorevole, affettuoso, fai dei complimenti e se pensi qualcosa di bello, condividilo. Seguici con altri video. Ti attendiamo per le altre quattro carte akashiche da scoprire. Metti un cuore o un mi piace. Grazie da Cartomanti Europei.